Il salotto della civetta con Davide Pelanda. Shall we begin? Prevenire è possibile? Ancora una puntata del Salotto della Civetta dedicato alle baby gang. Io sono Davide Pelanda. Interrogarsi sulla prevenzione del costituirsi di bande di strada che agiscono comportamenti devianti significa essenzialmente interrogarsi su come la società intera e, in modo particolare, le comunità locali con le loro istituzioni e i loro servizi possano rispondere ai bisogni, ai disagi, alla rabbia, ma anche alle esigenze profonde e ai desideri di tanti ragazzini, adolescenti e giovani. Lo scrive Franco Prina su Gang Giovanili. È libro edito da Il Mulino, Perché nascono, chi ne fa parte, come intervenire, edizione appunto del Mulino. Abbiamo sottolineato ampiamente, scrive Prina, come le aggregazioni che si presentano con i caratteri delle bande siano di fatto risposte a un insieme di carenze e difficoltà sperimentate da molti che vivono in contesti locali segnati da problemi complessi. Se questa è la scelta da farsi, dobbiamo tuttavia constatare che lo scenario della crisi delle politiche sociali, da cui derivano sempre minori investimenti sulla prevenzione, rende difficile per servizi e operatori incontrare, dialogare, costruire alternative per i ragazzi e i giovani che adottano comportamenti devianti, anche se non mancano i, virgolette, mille fiori, chiuse virgolette, del lavoro quotidiano di molti di loro sul territorio. Eppure non mancano indicazioni chiare derivanti da ricerche, riflessioni, esperienze che hanno ottenuto risultati positivi in molti paesi, ponendosi a diversi livelli e utilizzando differenti strumenti. Che, anche nel caso dell'attenzione mirata alla questione dell'aggregazione delle bande, riprendono in gran parte i livelli e gli strumenti posti in essere per prevenire altri comportamenti devianti. Sul piano della prevenzione primaria o universale, rivolta a tutti i ragazzi di un determinato territorio, i programmi vedono interventi di miglioramento delle loro condizioni di vita, il sostegno alle famiglie e alle istituzioni scolastiche perché svolgano al meglio i loro compiti educativi, una informazione e sensibilizzazione sui rischi di incorrere in comportamenti criminali e sulle loro conseguenze. Alcuni programmi più specifici di prevenzione secondaria o selettiva si concentrano sui giovani considerati a rischio e prevedono lotta all'abbandono scolastico, proposte di attività del tempo libero che incontrino i loro interessi, aggancio nei gruppi di strada e loro coinvolgimento in progetti e iniziative valorizzanti. Infine, le iniziative di prevenzione terziaria o indicata si propongono di agganciare e offrire alternative a ragazzi e giovani, soprattutto nelle fasi iniziali del loro coinvolgimento nelle bande, o anche di rafforzare le motivazioni e le opportunità di abbandono delle stesse da parte di chi ne ha fatto esperienza. Creazione di legami significativi, sostegno psicologico, offerta di alternative interessanti e utili sul piano delle prospettive di vita, formazione professionale, lavoro, relazioni con altri pari, valorizzazione delle competenze. Tutto questo può essere proposto anche come contenuto di progetti individualizzati nel contesto della definizione di misure giudiziarie alternative alla carcerazione o nell'ambito di istituzioni educative, ad esempio comunità o centri di rieducazione. Azioni puntuali, dotate di senso e potenzialmente efficaci, scrive sempre Franco Prina su Gang Giovanili, edito da Il Mulino. Paiono essere in molte esperienze. Primo, la messa a disposizione dei ragazzi in condizioni facilitanti di possibilità di confronto e di sperimentazione di una relazione aperta con adulti solidi. Secondo, il parallelo sostegno offerto da parte di operatori qualificati a genitori e insegnanti affrontando le loro incertezze, fragilità e contraddizioni, per sostenerli nei compiti educativi che si trovano a svolgere. Terzo, valorizzazione di legami, risorse e opportunità
presenti nei territori ma spesso poco conosciuti, per favorire esperienze interessanti, capaci di far sperimentare agli adolescenti sensazioni positivamente radicali e di far scoprire loro il senso del vivere con rispetto di sé e degli altri e coltivando valori positivi. Certamente non è semplice proporre a chi presenta i bisogni e i desideri che sono alla base del fascino e dell'attrattività delle bande, esperienze che li soddisfino e che offrano almeno in parte quanto in esse sembrano trovare. Senso di appartenenza, possibilità di identificazione in un gruppo, anche attraverso simboli apprezzati nel contesto, riconoscimento e valorizzazione dell'individualità, caratteri, abilità, competenze, solidarietà e lealtà nei confronti degli altri, opportunità di sperimentare avventure e controllate, prese di rischio, possibilità di fare esperienze piacevoli e non usuali, discorsi di senso del futuro. Insieme a un legame con il territorio percepito come ambiente conosciuto e identitario, di cui coltivare e rafforzare la bellezza a volte nascosta. Alcune esperienze che aggregano i ragazzi e adolescenti in molti paesi provano a rappresentare tutto questo. Dal punto di vista pedagogico e valoriale lo è, ad esempio, quella degli scout, sebbene in molti casi un po' troppo elitaria per riuscire a inserirsi e radicarsi appieno nei territori più problematici. Tutte le esperienze, se si vogliono efficaci, devono necessariamente fondarsi sull'impegno di persone, operatori professionali o espressione di volontariato, che vivano, e almeno in parte, nel contesto e lo conoscano a fondo, premessa indispensabile per dialogare e acquistare la fiducia dei ragazzi. Una fiducia reciproca, dunque, anche degli adulti verso i giovani, considerati non solo soggetti problematici e indisponibili, ma anche dotati di intelligenza e di capacità di comprendere e di coltivare valori. La solidarietà, la lealtà, la tensione verso obiettivi considerati meritevoli di essere perseguiti, la resistenza alle avversità. Valorizzarne le positività, invece che sempre solo stigmatizzarne le negatività, può essere decisivo per impostare azioni efficaci, a partire dall'impegno a dare parola agli stessi ragazzi e far sì che essi sentano di poterla prendere liberamente, senza tenere le conseguenze che del loro esprimersi, ma convincendosi che, al contrario, ciò che pensano e dicono può avere un'utilità per sé e per i propri compagni di condizione. In questa direzione è da molto tempo rilevante l'esperienza degli educatori di strada, la cui origine negli anni 60 e il cui successivo consolidamento come figure professionali in Francia con la qualificazione di educatori specializzati per la prevenzione ha uno stretto collegamento con la problematica delle bande. Possiamo dire, anzi, che molti programmi sono nati dall'enfasi che sul tema è stata posta in anni precedenti, sull'allarme che la questione suscitava. Ricordiamo i Blue Zone Noir, anche se gli stessi operatori contestavano quell'enfasi e quell'allarme. L'originaria esperienza oggi si articola in molti modi e vede operatori di strada in Belgio e in altri paesi dell'Europa occidentale, ad esempio scandinavi, nell'America del Nord, in Canada in particolare, e del Sud, fino all'Asia e in alcuni paesi africani. La loro azione prevede tra l'altro proprio la prevenzione del coinvolgimento delle bande di nuove leve, come pure l'offerta di opportunità di uscita e inserimento sociale di chi ne fa parte. Più ampiamente, lo sviluppo di azioni che oggi possiamo definire di riduzione del danno, ovvero di un contenimento degli effetti più negativi dell'abbandono di relazioni significative, ad esempio con la propria famiglia o con la scuola, di alcune espressioni di ribellismo sterile, di conflittualità non motivata, di rafforzamento del coinvolgimento di gruppi sempre più chiusi e orientati alla delinquenza. In questa direzione si è orientato in vari paesi il lavoro di educatori e operatori, ad esempio assistenti sociali, di territorio o di comunità, che hanno un impegno non solo sulla strada, ma anche in tutti i contesti in cui i ragazzi e i giovani vivono e con cui si relazionano.
Insieme all'impegno di questi operatori, non possiamo non ricordare le molte realtà che nei quartieri in cui sono più estesi i fenomeni di trascuratezza da parte delle famiglie, di dispersione scolastica, di povertà materiale e culturale. Assicurano ai bambini e ai ragazzi occasioni di incontro, attività di doposcuola, possibilità di gioco e di sport. Pensiamo alle realtà italiane, agli oratori o alle associazioni di volontariato presenti, ad esempio nei quartieri difficili di Napoli, Bari o Palermo. Sebbene siano molte le esperienze positive che quotidianamente incontrano tanti ragazzi, il loro limite è che spesso vivono condizioni di precariato e incertezza. Sono sostenute in maniera non continuativa, rischiano di rimanere episodiche o limitate nelle loro potenzialità. Oggi la sfida che si pone alle istituzioni pubbliche, statali e locali è quella del costruire le condizioni per il passaggio da un insieme di buona prassi, che ancora esistono e resistono, a progettualità estese, che assumono valenza politica, nel senso che sappiano delineare e contribuiscano alla strutturazione di politiche efficaci, la cui efficacia sociale ed educativa sarà tuttavia maggiore se si porranno al centro dell'attenzione le condizioni strutturali e culturali in cui le giovani generazioni, nelle loro interezza e, in specie, nei loro segmenti più fragili, si trovano a crescere e diventare adulte. Oggi, come in altre epoche di transizione tra sistemi economici e sociali diversi, le strade non sono evidenti, ma qualche punto fermo può essere indicato anche se può apparire generico. Si tratta delle questioni che abbiamo ricordato essere alla base delle più complessive condizioni di disagio e di assenza di futuro di tanti giovani. Insieme ai tratti culturali che nel tempo presente orientano i pensieri e le azioni di adulti e giovani per i condizionamenti imposti dal sistema di valori e interessi dominanti. Sul piano strutturale, il riferimento non può che essere alla costruzione di condizioni di vita e di lavoro accettabili e che garantiscano un futuro a tutti e al superamento della distanza tra i diritti formalmente enunciati e riconosciuti dagli individui e quelli effettivamente goduti, in particolare quei diritti al lavoro e all'inclusione sociale che appaiono decisivi per rendere meno obbligata la strada della marginalità e dell'aggregazione oppositiva tra esclusi. Sul piano culturale occorre riflettere su quanto è proposto e imposto in termini perentori a tutti, il che deve indurre a una complessiva messa in discussione degli elementi su cui si fondano la società contemporanea e molte delle relazioni interpersonali in essa diffuse. Il consumo senza discontinuità, i modelli da imitare necessariamente per essere qualcuno, l'immagine di sé da proporre incessantemente con la speranza che ottenga l'approvazione, la prevaricazione degli uni sugli altri come tratto normale delle relazioni, il mancato rispetto delle regole se sono di intralcio a ciò che si desidera, la violenza come mezzo per affermarsi e risolvere i conflitti. Un cambiamento culturale profondo può partire dall'impegno di fornire ai più giovani strumenti critici che li difendano da proposte così pervasive, li mettano in condizione di scegliere la propria strada senza subire passivamente tutti i condizionamenti del sistema e magari anche di impegnarsi per cambiarlo. Nell'orizzonte più specifico e contingente è corollario di questo discorso il richiamo ai mezzi di comunicazione e alle istituzioni sull'importanza del rispetto per le persone e in particolare i ragazzi e i giovani che vivono nelle aree problematiche, la cui rappresentazione mediatica, unita alle reazioni istituzionali non attente, genera un'immagine sociale, da essi fortemente introiettata, appiattita su connotati della devianza e della violenza. Gli effetti sono quelli già descritti di stigmatizzazione, che rinforza la tendenza di molti a imitare chi è indicato come eroe negativo e a creare solidarietà di gruppo in chi è colpito dallo stesso stigma. Un'immagine che al contrario potrebbe valorizzare le qualità e le potenzialità che molti hanno, proponendo la loro presenza nelle comunità non solo come fonti di problemi ma con aiuti e sostegni appropriati come risorse per il futuro del territorio.
Questo cambio di passo implica promuovere una cultura diffusa nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, che sappia andare al di là delle episodiche reazioni di mera condanna guidate da stereotipi indisponibili a cercare ragioni e a sostenere strade diverse da quelle ispirate nel senso comune. Un saluto a tutti e buona giornata dal salotto della Civetta, Davide Pelanda. Il salotto della Civetta con Davide Pelanda.